Sono uscito a passeggiare, a camminare per Roma il 22 aprile del 2018 e come mi aveva avvertito Albert Einstein, le idee vengono soprattutto camminando per strade leggermente in salita. Roma è la città dei sette colli. Mi è venuto in mente di iniziare un nuovo videolibro che si intitola Ricostruzioni. Stamattina parlavo con un portantino, un amico Stefano, e con un macellaio Alessandro. Vivono a Roma, vicino al Colosseo, e mi hanno detto: ma che te pare questa rappresentazione? 22 aprile c'è una messa in scena in costume dell'antica Roma. E io ho detto loro: è una buffonata. E perché? Perché è fatta male, è fatta. No, non è fatta bene. E ecco, adesso camminando ho ripensato e ho cercato di spiegare a me stesso questa tremenda frase che ho detto: è una buffonata. Centinaia, migliaia di persone ogni anno ricordano, commemorano l'antica Roma. Mi dispiace il fatto della commemorazione, della memoria, del ricordo, no. Anzi, tutte le commemorazioni, i ricordi, le ricostruzioni sono commoventi, a cominciare dai sogni. Noi sogniamo per ricordare, per ricostruire. Il punto è come facciamo queste ricostruzioni. I sogni li facciamo per noi stessi, le ricostruzioni le facciamo per gli altri. Ora, è evidente che se qualcuno di voi vuole ricostruire ciò che veramente ha detto e fatto, o ciò che verosimilmente ha detto e fatto Cesare, non va per ciò, per questo, per ottenere questo scopo, a leggersi le tragedie di Shakespeare. Shakespeare non è uno storico. Shakespeare costruisce dei personaggi, ha un'altra finalità che non la veridicità o la verosimiglianza storica. Nemmeno Coriolano, quando Shakespeare ricostruisce, mette in dramma la figura di Coriolano, è per parlare della superbia, non per parlare di Coriolano. Ora, le rappresentazioni che si fanno dell'antica Roma sono buffonesche e hanno il fine non di ritrovare quell'atmosfera, quel senso della vita, ma quello di divertirsi sguaiatamente, strumentalizzando qualcosa che non si conosce bene. Ora, per iniziare questo videolibro di ricostruzioni, vi parlerò delle ricostruzioni che si fanno solitamente della figura di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è stato ricostruito molte volte, la ricostruzione più potente e dominante è quella cristiana, che è falsa. Gesù di Nazareth non progettava una chiesa, non progettava una nuova religione del sacrificio. I Vangeli, d'altronde, non sono dei libri storici, non vogliono ricostruire ciò che veramente ha detto e fatto Gesù di Nazareth. Sono libri ideologici scritti per mostrare, per dimostrare che Gesù di Nazareth era Gesù il Cristo. C'è una tesi da dimostrare. E per reagire a queste di ricostruzioni, Luis Raseto ed io abbiamo scritto un Vangelo laico. Vangelo laico secondo Feliciano. Nel quale raccontiamo la vita di Gesù in maniera libera e fantasiosa, come tutti i racconti, però dentro questo racconto c'è molta filologia, c'è molta storia, che non c'è invece
nei Vangeli, che sono pieni di frammenti di realtà frammischiati a invenzioni, a deformazioni e a falsità. Per esempio, i cristiani credono che sia una prova del fatto che Gesù pensasse a una chiesa per organizzare e dirigere la propria visione della religione, quella frase che i Vangeli riportano, detta da Gesù verso Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa. Ma non l'ha detta, ma non l'ha pensata, non poteva farlo, perché Gesù parlava in aramaico e questa frase ha un senso, il gioco di parole Pietro, pietra, in greco. Gesù non conosceva il greco, non parlava in greco. E allora i cristiani hanno cominciato a costruire questa chiesa, questa struttura che non era nella mente di Gesù, non era nel progetto di Gesù, e per giustificarla, per giustificarsi, per rafforzarsi nel mezzo di lotte interne, gli hanno attribuito questo. Quindi le ricostruzioni. Quando ricostruiamo qualcosa dobbiamo avere prima di tutto un obiettivo chiaro e definito per noi stessi. Vogliamo la verità? Vogliamo la realtà della ricostruzione? O vogliamo qualcos'altro? Le ricostruzioni che fino ad oggi sono state fatte della figura di Gesù, specialmente da parte dei religiosi e dei cristiani in particolare, non cercano la verità, cercano la consolazione, cercano la prova che sopravvivranno dopo la morte, e quindi cercano di mostrare che Gesù è risorto. Un'altra prova che sono ricostruzioni inverosimili: nei Vangeli canonici Gesù non ride mai. E perché non ride? Perché secondo i cristiani era destinato a morire, e quindi lui presentiva. No, Gesù rideva come noi. E lo si intravede, ma per vederlo bisogna essere pieni di filologia e di onestà intellettuale e morale.